Ciao amici, in questo video vi spiego come fare in modo che una luce si accenda in automatico quando è buio. Abbiamo bisogno di una luce, io utilizzerò un faretto da 10 watt e ovviamente di un interruttore crepuscolare. Li trovate in Amazon, vi lascio il link di entrambi qui sotto in descrizione. Installerò questi componenti sul palo di illuminazione e videosorveglianza che ho posato in giardino. Se interessa anche a voi trovate il link di alcuni video qui in descrizione in cui spiego come fare il basamento per il palo e come installare con un lavoro di fai da te un impianto elettrico nel nostro giardino. Ma non perdiamoci in chiacchiere, il mio è un normale faretto IP66, quindi resiste alla pioggia. Ai soliti tre cavi, fase, neutro e messa a terra. Vediamo le caratteristiche principali dell'interruttore crepuscolare. È IP44, quindi resiste alla pioggia. Può essere alimentato con un voltaggio che va da 220 a 240 volt, accista per corrente alternata, quindi quella della rete elettrica di casa. Ve lo dico adesso e ve lo ripeterò altre 1000 volte nel corso della recensione. Fate attenzione, con la corrente elettrica non si scherza. Se non ve la sentite, se siete persone confusionarie, se avete fretta di fare il lavoro o siete stanchi, fate fare ad un professionista o rimandate ad un altro giorno. La mia sarà una spiegazione terra a terra e chiunque può occuparsi dell'installazione, ma fate attenzione perché con la corrente elettrica potete morire. Il sensore rileva la luminosità intorno a sé con un angolo di 360 gradi. Possiamo regolare a che livello di luminosità dell'ambiente il crepuscolare deve accendere e spegnere la luce. L'intervallo va da 5 a 50 lux. La potenza massima è di 1000 watt. Se vogliamo utilizzarlo per accendere più faretti o più lampadine, la somma della potenza, ossia dei watt di tutti i faretti o di tutte le lampadine che gli andiamo a collegare, non deve essere maggiore di 1000 watt. L'altezza è di circa 8 cm e il diametro nel punto più largo è di circa 6 cm. Nella confezione troviamo interruttore crepuscolare, staffa di supporto e di fissaggio, due viti e due tasselli da utilizzare eventualmente per il fissaggio, sacchetto per coprire il sensore e testarlo, istruzioni, ma se non siete pratici seguite le mie spiegazioni, dovrebbero essere più facilmente comprensibili. Vediamo ora come installarlo. Per prima cosa togliamo la corrente e avvisiamo tutti coloro con cui abitiamo che stiamo lavorando all'impianto elettrico per evitare che gli venga la brillante idea di ridare tensione all'impianto. Cominciamo dal colore dei cavi. Il cavo azzurro o blu è il neutro. Dovremmo avere tre cavi di questo tipo. Quello del sensore, quello del portalampado del faretto LED, insomma quello della luce, e quello del nostro impianto elettrico. Colleghiamo questi tre cavi azzurri assieme con un morsetto elettrico. Eccoli qua, ho collegato assieme i tre cavi azzurri. Togliamoci dalle scatole il faretto. Andiamo quindi a collegare gli altri due cavi, appunto, del faretto. Il cavo verde e giallo è la messa a terra, va collegato al cavo dello stesso colore del nostro impianto elettrico. Usiamo sempre un morsetto come quello che abbiamo visto prima, oppure un mammut elettrico a seconda dei casi. Ecco, ovviamente non va utilizzato tutto il blocco, si deve staccare, stessa cosa per quest'altro, quindi ovviamente questo lo devo andare a staccare, così per intenderci. Questo è il cavo che sto simulando sia del mio impianto elettrico di casa. Come vedete ha il cavo del neutro e quello della fase. Manca quello verde e giallo della messa a terra, quindi non la vado a collegare. Voi ovviamente collegatelo, ripeto, al cavo dello stesso colore del vostro impianto elettrico. L'ultimo cavo del faretto, che dovrebbe essere marrone, va collegato al cavo rosso dell'interruttore.
quindi cavo rosso dell'interruttore collegato al cavo marrone che va appunto al faretto, alla nostra luce. A questo punto ci rimane da collegare solo il cavo marrone dell'interruttore crepuscolare. Va collegato al cavo della fase del nostro impianto elettrico. Ricordo che il cavo della fase può essere marrone, nero o grigio. Se abbiamo dubbi su quale sia il cavo della fase, possiamo ricorrere ad un cercafase. Questo è un esempio di cercafase. Per usarlo dobbiamo ridare tensione all'impianto, quindi occhio a non rimanere folgorati. Con la punta dello strumento tocchiamo il cavo o il morsetto da verificare. Se c'è tensione, quindi in parole povere se c'è corrente, nel display viene appunto visualizzato un fulmine. Questo che vedete. Altri cercafase hanno la forma di un cacciavite. Una lampadina collocata al loro interno si accende quando lo strumento entra in contatto con un cavo o con un componente in tensione. Attenzione ovviamente a compiere questa operazione. Ok, ho ritolto la corrente e vado a collegare appunto questi ultimi due cavi. Possiamo posare il sensore con la staffa fornita in dotazione. Possiamo inserirla così, così oppure così. Io la metto di qua, così non mi intralcio con i cavi. Allora, sono un maestro della sfilettatura. Vediamo se riesco a sfilettare questa vite, perché mi riesce molto bene sfilettare le cose. Ma... no, dai, questa volta mi va bene, non la sto sfilettando, è entrata bene. Perfetto. Ecco qua. Mi raccomando, fate in modo che il sensore non venga illuminato dalla luce del faretto. Installate quindi il sensore sopra al faretto e non viceversa. Bene, terminata l'installazione, verifichiamo che tutto funzioni correttamente. La mia installazione evidentemente è provvisoria. Se non l'abbiamo ancora fatto, tiriamo sulla corrente. Alla base del sensore troviamo questa manopola. Serve per regolare il livello di luminosità che vogliamo provochi l'accensione del faretto. Ruotiamola completamente verso il meno. Questo è il livello minimo ed il faretto si accenderà quando è molto buio, quindi il più tardi possibile. In conseguenza al mattino basta una minima luminosità perché il faretto venga spento. Per contro, se lo ruotiamo verso il più, occorre che ci sia sempre più luminosità perché il faretto venga spento. Ruotandolo completamente verso il più resterà acceso anche quando è molto chiaro. Copriamo completamente l'interruttore con il sacchettino che troviamo nella confezione. La luce dovrebbe accendersi ed eccola qua infatti. Rimuoviamo il sacchettino e la luce si spegne. Benissimo! Regoliamo quindi la sensibilità secondo le nostre preferenze girando la manopola. La luminosità scelta per l'accensione alla sera sarà uguale a quella per lo spegnimento al mattino. In conclusione, l'installazione di un interruttore crepuscolare è un'operazione abbastanza semplice. Seguendo questo tutorial ed acquistando gli stessi miei componenti non dovreste riscontrare problemi. Vi raccomando poi di sigillare tutti gli eventuali componenti dell'impianto elettrico che andate ad aprire per effettuare l'installazione, come ad esempio canaline e scatolette di derivazione. La corrente è nemica dell'acqua.